Abbiamo spada lunga, tre pozze. Maxiamo già la Q. E speriamo che la nostra Soraka giochi come dovrebbe giocare. A quanto pare l'invade non è stato seguito da nessuno, quindi non lo seguiremo nemmeno noi. Ok. Minion in azione. Dovremmo farmare molto sta torre, quindi la prima cosa che vogliamo prendere è la fare trasolare, in modo da riuscire a farmare in ogni caso. A quanto pare i support hanno fatto entrambi una kill. Questo era l'unico caso in cui potevamo fare una play aggressiva. Ho fatto bene a non flashare. Abbiamo preso il primo sangue, quindi in teoria ward per noi. Draven non dovrebbe aver preso stack, visto che non ha fatto la kill. La wave tra l'altro pusha, quindi siamo good. Aspettiamo Nidori che potrebbe arrivare botlane adesso. Ok, c'è il loro jungler anche a quanto pare. Siamo attenti a Kayn. Non vogliamo permettere di prendere la jungle di Nidalee. Ah, mi sa che mi è partita la ward dalla parte sbagliata del triangolo. Vogliamo che ci pushino sotto torre, ma non vogliamo che sia così peso. No, mi sembra essere dei due quella un po' più lenta. Non sta molto bene dietro ai ritmi di Draven. Grazie Soraka per il setting dei minion.
sembra che non ci sia nessuno ora come ora. Che non ha particolari CC. Questa non era una wave da pushare in questo modo, però come al solito il support ci ha forzato un push che non andava fatto. Questo è un freezing totalmente gratuito per gli avversari, ma non importa. Tanto alla fine è un freezing che non sfrutteranno. Ora che abbiamo le scarpe siamo sicuri di poter sopravvivere un minimo di più. Anche Draven se l'è preso, si è preso anche Antial, quindi dobbiamo stare molto attenti e non forzare in nessun caso i fight 2 contro 2. E anche nel momento in cui arriva Nidalee dobbiamo essere molto attenti a fare il burst damage su Draven, o potrebbe ucciderci, o uccidere Soraka. Esatto. Torniamo di nuovo in lane, cioè in base. Prendiamo questo. E poi... ah, non abbiamo slot. No, sì, direi che la cosa migliore che possiamo fare è questa. Questo game abbiamo dei danni AP, non troppi, ma non hanno tank, quindi non dovrebbe essere un problema andare full AD. Ci serve un po' più di burst damage questo game. Faremo il Kraken comunque. Draven purtroppo fa tanto danno, ma non possiamo farci molto. Ottimo trade questo. Dobbiamo cercare di perdere meno minimo possibili. Purtroppo aveva di nuovo la Q ed erano in 4 in bot. Ah, va bene. Draven è riuscito anche a prendere la kill, non so se adesso o prima. Vediamo se Qiyana riesce a fare il miracolo. Una kill sicuro. Due con Nidalee. Questa partita si gioca tutta su altre lane, purtroppo. La nostra è losing in modo molto, molto marcato. Dobbiamo semplicemente affidarci agli altri. È un po' brutto, però è così che funziona la botlane adesso, ora come ora. Noi possiamo soltanto scalare. Spero di riuscire a prendere almeno una placca, ma a quanto pare neanche questo è un sogno plausibile.
Vediamo se con la pressione del drago appena fatto riusciamo a pushare questa wave. Ma sembra proprio di no. Facciamo questa ward. E li facciamo di nuovo pushare fino sotto la torre. Andiamo a piazzare la pink prima che... No, non importa. Quanto prima l'abbiamo comunque visti arrivare. Adesso appena possiamo. Non so come mai parte il robo di Draven sulle kill degli altri, ma non importa. L'importante è che l'abbiano killato. Peccato per le kill. Kena già il Prowler. E Soraka ci ha abbandonato come delle bestie. Bel flash. Comincio ad essere stanco un pochino. Scarpe? Direi che le scarpe possono aiutarci molto. Però meglio il piccone. Più AD abbiamo, meglio riusciamo a farmare. Scarpe ci danno una buona mobility, ma non ci possiamo fare altro purtroppo. Oh, holy shit. Si sarà che si mette anche a rommare, la nostra lane è doomed. Ha preso la kill Soraka, ovviamente. Un nemico è stato ucciso. Buono. Cominciamo a muoverci midlane. Tanto non possiamo più stare in side lane ora. Che la torre è distrutta. Soprattutto contro Kane. Non siamo ancora in range di ult. Facciamo spazio. Ricolliamo, abbiamo finalmente i gold per fare un bel po' di cose. Abbiamo il max della Q anche. Vediamo se le scarpe ci stanno dentro, ma non penso. Max della Q. E direi che a questo punto prendiamo un'altra pink. No. E chiudiamo le scarpe adesso il prima possibile. Stasera ragazzi siamo dummati con gli assist, abbiamo soltanto assist in ogni game. E vabbè, fa niente. Vediamo minion qui.
Overall i minion non sono male, eh. 114 CS non sono assolutamente male come cosa. Continuiamo mid, che questa è torre. Sono tutti bot. Scusatemi, sono un attimo... andato off col cervello. Ho sprecato momenti preziosi per poter pushare. Questo è altro push. Di nuovo, gratuito. Abbiamo ancora 10 secondi, direi che questa torre è assicurata. Questa wave è molto rischi da prendere, ma in teoria possiamo giocarci attorno. Non se il team ci smolla in questo modo. Collector costa 300 gold in più. Andiamo in Amabecchi. Non prenderemo red buff questo game. Almeno per adesso. Oh. Ho lasciato l'Amabecchi. Soraka, stai attenta. Abbiamo il collector. Le scarpe continuano a subire un delay, ma adesso saranno sicuramente il nostro prossimo item. Siamo riusciti a chiudere il collector entro 17 minuti, nonostante fossimo indietrissimo, siamo 1-4. Questo vuol dire che comunque il farm sta... ci sta dando il vantaggio che deve darci. Avere 137 CS a 17 minuti non è impossibile, ma già il fatto che sia lo stesso farm che ha Draven vuol dire qualcosa. Potrei killarlo, ma morire. A quanto pare è uscito dalla mia visione per mezzo secondo. Troppo tardi. Ho sprecato la mia occasione. Continuiamo a rimanere in midlane. Adesso in teoria abbiamo comunque il team di fianco. Brutta V. Sarà castellando tutto il team. Siamo messi bene. Direi che possiamo tornare mid. Anzi no, possiamo prendere questo. Ottimo, torniamo mid, prendiamo minion. Ho visto che c'era gente top, ma non ho guardato. Devo cercare di guardare più la mappa durante gli obiettivi, che tanto è inutile guardare quanto danno faccio all'Herald. Ok, sono in tre top e il restante bot. Mi vuol dire che comunque è una situazione buona per noi. Abbiamo ancora ulti per Draven. Però dovremmo avere i danni adesso per cercare... Ah no. Ha un arco scudo. L'arco scudo potrebbe essere problematico.
Vediamo cosa riusciamo a fare in questi engage in mid. Sono 35 secondi Drake. Ok, Malphite ha preso fuori posizione Zoe. 20 secondi Drake. Purtroppo non c'è neanche una persona nel team che ha un CC, quindi è l'unico che può mettere queste stack siamo noi. Un altro assist che va nelle nostre bellissime tasche. Sarà dura. Mamma mia. Quando la sfiga becca così tanto. Brutto vedere. Sarà con 4 kill, però. Oh. Quando va così, va così. Maxiamo finalmente lei. Continuiamo a giocare verso la topside, visto che c'è il Baron up. Principalmente mid. Ci facciamo prendere il farm da Malphite. Non facciamoci vedere dal team avversario a sto punto. Andiamo direttamente al Baron. Bene. E vabbè, a quanto pare hanno fatto tutto loro a sto punto. La tua squadra ha distrutto un inibitore. È un peccato perché è brutto vincere un game in questo modo, ma allo stesso tempo sono a conoscenza del fatto che non abbiamo molte chance di giocare bene una laning phase contro Draven. Grande crit, non so perché abbiamo beccato invece che chiudere, a quanto pare questi qui si divertono come se fosse una flex. O si cagano addosso per un Draven che può essere one shotato mille volte, considerando che Fukushima invece che loro, però vabbè, non importa. Lasciamo le lamentele al post game al massimo. È un peccato allungare un game di 5 minuti per una stronzata, solo quello. Soprattutto a questo momento della serata. Ah. Mamma mia. La tua squadra ha distrutto. Dai, siete due king adesso. O chiudiamo sto game oppure vogliamo fare ancora i clown. Bene. Mettiamo almeno la wardicina e ci arriviamo, nemmeno quello. Vabbè, accettiamo questi LP sporchi presi con il buco del culo, però vabbè, fa niente. Cioè, considerando anche il forcing del gank che...